Severino Nappi, giornata molto confusa in Campania a proposito del vaccino AstraZeneca. Un solo lotto è stato sospeso per maggiori controlli. C'è stata però una gestione, probabilmente anche dell'informazione, molto confusionaria. Qual è la posizione della Lega su questo tema? Che bisogna essere prudenti, attenti e tutelare la salute delle persone prima di tutto. Quindi benissimo ogni forma di controllo che il governo nazionale mette in campo su questo versante. Però una cosa sono i controlli, una cosa è il caos, una cosa è un'ordinanza che alle 9 viene sostituita da una comunicazione delle 10, una cosa è bloccare il vaccino in una ASL e far continuare a farlo somministrare in un'altra, come sta accadendo anche in queste ore. Insomma, il caos è la réclame della cattiva amministrazione. Per cui io credo che sia giusto immaginare un intervento complessivo che dia riordino ad una realtà emergente ed urgente, come quella di gestire con la massima rapidità, ma anche efficienza e credibilità, il meccanismo delle somministrazioni. In Campania non sta accadendo, la colpa si chiama, come al solito, Vincenzo De Luca. Altra questione importante, molto sentita sull'isola di Ischia, ritorna l'incubo abbattimenti. È stato confermato quello di lunedì ad un'abitazione, ad una prima casa di una famiglia di Forio, una grande sconfitta per la politica. Guardi, sono quelle che io purtroppo non posso che definire cattiverie inutili. Le responsabilità vengono da lontano, sono diffuse, le abbiamo denunciate molte volte e non ci stanchiamo di farlo. È colpa della cattiva politica, della inadeguatezza nel rappresentare un problema campano che è quello di dimostrare che non siamo un popolo di imbroglioni, ma siamo vittime da decenni del groviglio di regole incomprensibili e inattuabili in un territorio come il nostro. Con responsabilità molto forti e nette a partire da quelle della sinistra, e che oggi ancora una volta sconta l'incapacità di dimostrare al paese una verità che io non mi stanco di gridare. Ci sono 80.000 case abusive in questa regione, costerebbe miliardi di euro buttarle tutte a terra, non sapremmo dove mettere chilometri cubici di detriti e non sapremmo dove far dormire centinaia di migliaia di persone. Siccome la legge dovrebbe essere uguale per tutti, che senso ha mandare per strada ogni tanto qualcuno perché magari l'avvocato non è riuscito a rinviare il problema? Ecco perché noi abbiamo come Lega presentato nei giorni scorsi, io sono il primo firmatario, un disegno di legge per un riordino del territorio che in attesa di poter portare la questione su un piano nazionale con finalmente la disponibilità delle sinistre, almeno consenta di gestire a livello comunale una realtà che altrimenti produce soltanto questi orrori e questi guasti che sono veramente inaccettabili.